Buongiorno a tutti, bentrovati a questo nostro spazio di condivisione, di dialogo e di riflessione, dove, come sapete, partiamo sempre accogliendo una testimonianza, un racconto di vita di una persona che è qui al Kufrat con noi per fare insieme qualche pensiero, qualche riflessione che sia utile a tutti. Permettetemi subito di ringraziare Michele che ha accolto l'invito a condividere con noi qualcosa della sua esperienza. Non senza qualche dubbio, devo dire, perché lui mi diceva: ma cosa vuoi che interessi? Magari la mia storia di vita, tante cose brutte anche che mi sono capitate. Invece, io sono convinto che da una storia di vita abbiamo sempre qualcosa da imparare, quindi sicuramente anche da quella di Michele. Allora, Michele, lei, dicevamo, una storia di vita sicuramente non semplice, anche con dei momenti belli, certamente, ma anche con dei momenti difficili, di difficoltà. Penso, per esempio, alla morte prematura del papà, all'esperienza del collegio. Ci racconti qualcosa? Beh, io avevo 9 anni, quindi già da 9 anni ho perso il mio papà. Purtroppo eravamo 7 figli, non si poteva andare avanti. Mia madre si mise tutta in collegio, solo la grande si è tenuta perché per aiutarlo, insomma. E noi tutti in collegi, così, siamo passati da un collegio all'altro e lui era lì, cominciò una strada un po' dura per me e per altri fratelli, insomma, che erano tutti in collegi. Niente, poi alla fine mi sono deciso di scappare dal collegio, insomma, fu la prima scenata. Scavalcai il muro e scappai via. E niente, è andata mia madre, che ci fai qua, buba? Io ho detto, che ci fai, non c'è voglia di stare più in collegio. Figlio fa, no, ma io ti riporto qua, là, e mi ha riportato, no? Allora il direttore fece: no, 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 quelli che scappano dal collegio non li accettiamo più. Oh, poi gli ho detto di già, ero contento, no? Ero già 4 anni che ero in collegio, non c'è stupido. E niente, cominciai a trovarmi quel lavoretto, avevo 14 anni. Cominciai a trovare i lavorini, l'apprendista di questo. Queste cose qua, insomma. Aiutavo mia madre la notte a farsi le scale, a pulire, 24 scale, a lavare, a pulire. Io, essendo che non puoi svegliare la gente, no? Di la notte per pigliare il secchio d'acqua. 3 volte dovevo andare a casa per pigliare il secchio d'acqua. Penso già che sacrifici. E niente, poi mi trovai il lavoro, cominciai a fare il facchino, queste cose qua, manovalanza, manovale, insomma, tutti i tipi di persone che portavo qualche spicciolo a casa, insomma, che allora davano 500 lire una settimana, cioè quella dell'argento, mi ricordo ancora. E niente, mi pigliavo io da mamma, io che tanto comunque niente, non fumavo, che ne faceva, pigliavo solo 5 righe per non pigliare 5 giuggette, 6 giuggi quelli lì. Vabbè, fine qua, diciamo, ci siamo. Buono. Ecco, ha già raccontato un bel pezzo della sua vita, quindi mi sembra che possiamo già focalizzare alcuni punti. Questo papà che viene a mancare, a cui lei era anche molto legato, mi diceva in questi giorni, quindi la mancanza, diciamo, della guida paterna è stato un punto centrale. E la mamma che, dovendo badare a tutta la famiglia, insomma, faceva quello che poteva, no?
l'esperienza del collegio, questo desiderio di libertà, di ritorno in famiglia, tutte cose che a me sembra poi nella sua vita sono un po' tornate, no? E forse c'entrano anche un po' col fatto che a un certo punto, già nell'adolescenza, se non ricordo male, si infila un po' nella sua vita il problema dell'alcol. Dopo, cioè, il fatto dell'alcol è venuto quando sono venuto a Torino, farla breve perché non è che mi ricordo tutti i particolari, insomma. Venne a Torino così per cambiare vita, per il lavoro ce l'avevo giù, lavoravo. Ora insomma, voglio andare a Torino, chissà, trovo qualche lavoro che mi pagano di più, insomma, se no non si poteva andare avanti. Mia madre era lì nella una pensione che pagava 75.000 lire nei vecchi tempi al mese. A lei non ce la faceva, insomma. Allora il padrone di questa pensione mi fa: ma lo fai una cosa? Dici, così lo riscaliamo dalla pensione, perché poi venne anche mia sorella, che eravamo in tre in una camera, e così scarichi i soldi per pagare la pensione, e così invece non avevo preso quei fusti lì, che caro siano, sai, in giro, poi ascensori in orto, e va adesso terzo, secondo, piano, quarto, insomma, a questo è un altro tratto della vita. Poi adesso... Dicevamo l'alcol, no? Se non sbaglio, lei una volta mi ha detto: ma l'alcol per me era un po' un modo per non scacciare la tristezza, per non pensare, per evadere un po' con la mente, no? Sì, questo accadde quando mi ero sposato, insomma, ho avuto tre bambini, una mi è deceduta pure, sotto sta sporca droga, ragazzi. E io sono rimasto, adesso mi sono rimasto due, la più grande e il più piccolo, che non vedo manco più, insomma. E niente, cominciarono, io mi sposai, cominciarono una famiglia felice, tranquilla, insomma, scherzavamo, cioè io lavoravo, ma mi ero messo a posto, tranquillo. Ma che a caso, dopo anni, cominciava, mia moglie a non farsi capire. Io non riuscivo a capire cosa aveva. Insomma, ci fu una confusione mentale, totalmente mentale, che non ci capivamo più, insomma. Anche perché ci volevamo bene, ma si vedeva che c'era ricominciato il giro di stacco lì. E niente, poi cominciarono le liti, perché lei accompagnava i bambini alla scuola, no? Che era vicino dove stavo io, non avvisavo, e portava i bambini all'angolo, c'era un bar, e lei si fermava al bar con la gente, l'anziana, queste cose qui.
con un'amica che poi si è fatta, vabbè. E io mi incazzavo quanto la vedevo in quel bar, cioè, mi innervosivo, ma quello così la facevano bere il Martini. E lei dice, forse è bevuto, hanno fatto bere, bere e bevuto, rimane intento perché bevevo il vino a tavolo, quindi. Allora poi è successo che dagli oggi, dagli domani, dagli dopodomani, alla fine io alle volte andavo in ospedale per vedere che finiva questa storia, lasciavo lui in pace, tranquillo, insomma. In modo che tutto si aggiustasse dopo. Pensavo che fosse colpa mia, invece era tutto l'opposto, io mi davo le colpe per niente. Alla fine arrivavamo alla separazione, insomma, invece basta, veniamo qui, non se ne può più. Ci siamo separati. E da lì ho cominciato, perché già da prima che sentivo questi dolori, queste cose, incominciavo già prima. Per quanto rimasi solo per davvero, niente, mi dedicavo solo a bere. Però avevo la casa, la tenevo pulita, mi ritiravo, lavoravo lo stesso e niente. Arrivavo a casa, mi pulivo la casa, la tenevo pulita tutta la settimana, alzavo solo la coperta per andare a letto, e così la trovavo la sera, tutto pulito. Arrivavo a casa, mi cucinavo quello che potevo, perché so anche cucinare, no? Mi ha adatto a tutto. Niente, andavo a dormire, mi pigliavo il mio vino. Non avevo la mia TV, mi guardavo tranquillo, solo, senza nessuno. E poi, questo, è un altro torrezzo. Ecco, quindi stanno venendo fuori tanti altri aspetti, a me sembra. Quindi il matrimonio, un momento di vita anche felice, i figli. E poi insomma è andata come lui ci ha spiegato, la separazione, e a quel punto ancora di più l'alcol è diventato un po' il suo amico, il suo compagno, no? Si è inserito in questa solitudine. Un'altra cosa che mi sembra di cogliere è anche l'aspetto della dimensione affettiva, no? Lei mi raccontava qualche volta che ha sempre avuto bisogno di sentire accanto a sé una presenza femminile, no? È un po' una costante della sua vita. E tuttora sente ancora questo richiamo, e forse l'avevamo anche un po' collegata al fatto che purtroppo la mamma forse l'aveva un po' delusa, no? Fin dall'inizio rispetto alle sue necessità affettive. Ovviamente qui non stiamo a colpevolizzare nessuno, si capisce, no? Comunque non ho avuto una buona madre. Una madre, anche se lei è mancata, mi dispiace, sciagurata. Andava a letto con altri uomini perché mio padre è morto per dispiacere, perché un crepacuore che ha avuto, tutto quello che poi, tra l'altro, non siamo tutti fratelli dello stesso padre, sorella, siamo tutti padri diversi, di madre ce n'è uno, ma siamo tutti di padri diversi. Questo ripeto ovviamente senza voler colpevolizzare nessuno, ma per far capire quanto soprattutto quei bisogni che da bambini sono così grandi, no? Di affetto, di accoglienza, eccetera. Quando questi bisogni non vengono soddisfatti, poi per tutta la vita ce li portiamo un po' dietro, e magari senza che ce ne accorgiamo influenzano anche le nostre scelte affettive, no?
Se noi andiamo avanti nella sua storia, se non sbaglio, poi dopo la separazione c'è stata un'altra relazione affettiva molto molto complicata. Non so se vuole accennare un po' anche a questa. Sì, accenno tutto quello che mi ricordo, ovviamente. Niente, poi incomincio a fregarmene di tutto, insomma, comincio a essere duro con me stesso, quasi. Vedo io, bevevo, non mi fregava più niente della mia vita. A un certo punto conobbi una donna, così puraretta, un ragazzo la conobbi in un ospedale, che lei era in psichiatria, praticamente, no? Ma conobbi così, lei camminava, mi guardava, ora come un altro tipo, e mi guardava. Ma che c'è da guardare? E mi fa, no, volevo una sigaretta. Vabbè, ce n'è la sigaretta. Non era la sigaretta, era la scusa, no? Ovviamente mi seguivi, io me ne andai, no? Mi seguivi e i passi che stanno andando verso casa, no? C'era il tabacchino là vicino. Comprai le sigarette e mi avevi fuori. Allora, al sacco. Avevi fuori che... Ma dove abiti? Ora sto qua vicino perché... Ah, mi porto un po' a casa. Fai vedere, no? Io sai, gli uomini sono tutti scemi, ma no, non per offendere, ho tutto il baccalà, dopo tanto tempo che io già non facevo più niente, no? Allora, no, andiamo, e da lì insomma c'è nata questa storia, l'ultima storia che purtroppo mi dispiace dirlo, me per i suoi cari, quando è finita la tragedia. Purtroppo mi compilavo tanto di quei disastri, tanto di quelle cose. Mi distruggevo ogni volta una casa, una cosa. Allora non è colpa mia. È successo, non voglio manco dire quella parola perché mi fa persino senza me, insomma. Ecco, sì, vedete amici come effettivamente poi le nostre scelte di vita a volte crediamo che siano quelle giuste, ma il nostro passato non guarito alle spalle ci porta a fare delle scelte molto sbagliate come questa, no? Di allacciare una relazione con una persona che probabilmente aveva una patologia psichiatrica abbastanza grave. E purtroppo è successa una cosa grave, come ha detto Michele, e dopo, ahimè, c'è stata l'esperienza del carcere. Infatti, quando a caso è stato fatto, purtroppo dovetti farmi 10 anni di carcere. Ritornai alla vita di fuori, no? Scombussolato, non capivo niente. Le strade le vedevo dopo, Tripoli. Poi piano piano mi sono ripreso e boh, sempre da solo ho ripreso, cioè torno a attività, di lavoro, queste cosine qua, insomma, mi riprendevo, cioè avevo sempre la forza di riprendermi. Adesso, dopo tanti anni, insomma, ho trovato quest'altra donna che si chiama Sabina,
una brava donna. Mi sta sempre dietro, insomma, mi sta sempre dietro a dormire per strada, al freddo, al caldo, sotto la neve, sempre, per 8 anni. Non si è mai riso quella donna, è stata dura. È per quello che c'è una personalità, come lei, che non finisce più. Però lei è arrabbiata perché io sono qua, non esco. E lei, poverino, sto diventando pazzo perché la rabbia che c'ha, dice, come mai? Da un mese o due, come mi disse lui, mi aveva fregato. Dovete sapere che dopo, per sintetizzare un po', lui, dopo il carcere ci fu un periodo di ritorno a casa e poi purtroppo un periodo di vita di strada che ha abbastanza segnato anche Michele, no? Anche se questo senso di libertà che dà la vita di strada, anche lì era un po' il frutto, no? Di queste costrizioni subite, il carcere, il collegio, eccetera. Quindi questo bisogno di libertà era talmente forte che per lui è stato molto difficile accettare di venire in comunità, perché ovviamente gli ricordava il collegio e quant'altro. Io sono in persona, sono andato a prenderlo quella volta in clinica, avevo di fronte a me una persona con un conflitto dentro enorme. Alla fine, quando già mi ero arreso all'idea che non sarebbe venuto, invece ha deciso di venire. Questo secondo me fa capire un po' quello che diceva lei prima, che comunque sempre, ogni volta lei... Ho deciso perché dico la verità, ho deciso, non volevo venire, ero proprio duro, non sarei venuto, solo che con le parole mi hanno toccato un po', dice, ma dai su, un mese, due, ti può star bene. Quello mi ha toccato, che poi alla fine è quasi un anno che sto qua. Anche perché i medici erano stati chiari con Michele, gli avevano detto, guardi che se torna ancora sulla strada probabilmente non ci sarà un altro ricovero, no? E allora noi siamo contenti di averlo avuto qua, perché adesso sta abbastanza bene, compatibilmente con l'età e gli acciacchi della vita, però probabilmente tra un po' lascerà anche il Kufrat per altre destinazioni, quindi ci ha voluto fare anche questo regalo, no? di raccontarci la sua esperienza proprio in vista di questo. Qui al Kufrat dovete sapere che Michele trova molto beneficio in una delle nostre attività che proponiamo, che è quella del disegno, cioè lui esprime molto attraverso i disegni tutte queste cose che ha raccontato, no? Per esempio l'importanza della dimensione femminile, quasi sempre c'è una figura femminile nei suoi disegni. Lo scrivo però nel senso che non fa capire molte cose, insomma, che la comunità potrebbe pensare male, i ragazzi, queste cose qua. Lo scrivo sempre un po' sotto un'altra forma. Ecco, questi disegni colpisce sicuramente il colore intenso, no? Che fa capire come effettivamente in Michele ci sia una parte vitale che non si è mai arresa. E poi le figure, il movimento, un po' di dinamismo, direi delle presenze femminili che, come lui ci ha ben fatto capire, forse sono un po' questa mamma che le è mancata, che non si è mai arreso di non trovare, no? E adesso un po' con Sabrina, che salutiamo, perché Sabrina vedrà questo video probabilmente. Penso proprio di sì. Adesso ha trovato un po' questo affetto che lo... Ma saluto. Ciao amore mio, ti voglio bene. Aspettami se puoi, se no che ci dovrei. Fai tu. Bene Michele, grazie davvero per averci regalato quest'anno. So che non è mai facile davanti soprattutto a una telecamera parlare di sé, della propria vita. Grazie di averlo fatto. Io sono sicuro che qualcosa sarà arrivato, no? A quelli che guarderanno questo video. Noi gli auguriamo tutto il bene possibile, che il suo cammino le dia di qui in poi solo più soddisfazioni e serenità. Buon Natale a lei e buon Natale anche a tutti voi. Buon Natale. Sì, tanto penso che ci vediamo ancora qua dentro, insomma.
alla signora.